Buonasera. Ringrazio molto il Presidente della Repubblica per la fiducia accordata alla mia persona con l'incarico di formare il nuovo governo. Intendo adempiere a questo compito con grande senso di responsabilità e di servizio verso il nostro Paese. Capire, conoscere, guardare quello che ci accade intorno, la storia, la politica, e essere soprattutto in grado di guardare intre, dentro le cose, perché quello che noi abbiamo studiato, quello che noi ci hanno insegnato, è un pezzo solo del punto di vista degli uomini su quello che accade, e può anche trarci in inganno. Anche la politica, anche la storia di una nazione è fatta non solo degli inni nazionali imparati a scuola elementari o delle chiavi di lettura fornite necessariamente parziali o necessariamente dirette e condizionate sul piano culturale attraverso i libri. Esistono varie possibilità di leggere e rileggere la storia. L'unico modo per approcciarsi alla conoscenza del proprio paese e della politica è sommare il più possibile il conoscere e sapere che ogni punto di vista non è sufficiente a interpretare la realtà. E poi conoscere il più possibile proprio quelle cose, ovviamente certe, verificabili, ragionevolmente attendibili, che non vengono insegnate. Le origini della massoneria, in quanto istituzione iniziatica, vengono fatte risalire dai suoi membri alla costruzione del Tempio di Re Salomone, il re ebraico che successe al padre Davide. Ufficialmente la massoneria ha una vita relativamente breve, diciamo 3 secoli, perché fu istituita ufficialmente nel 1717 a Londra, nella taverna dell'Oca della Graticola, da un gruppo di ex tagliatori di pietre che intesero costituire un'organizzazione iniziatica dedita a quello che loro chiamavano il perfezionamento di se stessi e dell'umanità. L'attività della massoneria si limita alla sfera morale, perché la questione del simbolismo, del tagliare la pietra, si riferisce in qualche modo a un lavoro sulla parte morale, sulla parte psichica del soggetto affiliato, che riguarda e concerne la questione dei vizi e delle virtù. Possiamo quindi dire che l'istituzione massonica, da questo punto di vista, si avvicina molto alla filosofia stoica. Se si legge Seneca, si possono riscontrare molti punti di contatto fra il lavoro sui vizi e sulle virtù degli stoici e quello attuato dagli stessi massoni. Sia l'obbedienza inglese, legata ai duchi di Kent, sia l'obbedienza francese rifiutano nettamente l'origine della massoneria dai templari. Tant'è che ancora oggi nel Grande Oriente vi sono delle logge templari, ma essi le considerano non in linea con quella che è la vera filosofia della massoneria. In realtà sia l'obbedienza inglese che quella francese pensano di appartenere a un passato egizio, a un passato iniziatico egizio, che può essere tanto Eliopoli come altri templi che in Egitto, prima della fuoriuscita di Mosè, andavano per la maggiore. La mia ipotesi è che invece la massoneria possa avere in qualche modo sì un'origine egizia, ma questo flusso di informazioni iniziatiche, questa catena, si è portata sicuramente fino ai templari, quindi possiamo tranquillamente ammettere come plausibile l'ipotesi dell'origine della massoneria dall'ordine dei templari. A mio modo di vedere, la massoneria nasce pura. La questione del lavoro su se stessi, di un lavoro morale su se stessi, sui vizi e sulle virtù, è encomiabile. Nel corso del tempo è molto probabile che però questo lavoro sia divenuto una chimera. Cioè, in qualche modo, la massoneria si è corrotta perché i suoi membri sono andati a corrompersi. Larghissima adesione al programma di Obama, che era un programma ricco di idealità e di impegni di rinnovamento. È importante per noi, direi come per tutto il mondo, cioè è un giorno di grande speranza e di rinnovata fiducia per la causa della libertà, della pace e di un nuovo, più giusto e più sicuro ordine mondiale. Ci si richiede dunque un nuovo sforzo di coesione nazionale e un concreto impegno per garantire la pace anche al di fuori dei confini della stessa Europa,
per contribuire alla creazione di un nuovo ordine mondiale. Politica e massoneria. La domanda spesso che ci si fa è: ma ci sono rapporti tra politica e massoneria? Ci sono maestri venerabili, cioè diciamo per il profano potremmo dire i capi, alcuni capi della massoneria che negano che ci sia questo rapporto. In realtà c'è un rapporto strettissimo, cioè possiamo dire che la massoneria ha fatto la storia dell'Europa, dell'America in questi ultimi secoli e tuttora continua a farla. Tutte le rivoluzioni, la francese, l'unità d'Italia, la rivoluzione russa, sono state in qualche modo organizzate dalla massoneria. Basti pensare che l'unità d'Italia fatta da Garibaldi, Mazzini, Cavour, eccetera, erano tutti e tutti massoni, ma non massoni qualsiasi, furono i primi maestri venerabili del Grande Oriente d'Italia, cioè della massoneria ufficiale di adesso, e la massoneria rivendica con orgoglio l'appartenenza di Garibaldi, Mazzini e Cavour alla massoneria. Essendo Mazzini, ma anche lo stesso Garibaldi, appartenenti a un'obbedienza, precisamente quella inglese, è molto probabile che l'invasione del Mezzogiorno d'Italia, prima dei fatti dell'Unione, e l'annessione di tutti i territori del Sud, potesse celare in qualche modo non tanto uno scontro fra popoli, ma addirittura uno scontro a livello di logge, uno scontro massonico. Per capire la politica di oggi bisogna vedere qual era il fine della massoneria in questi secoli. Già da Dante Alighieri in poi il fine era l'unificazione dell'Europa. Il bipolarismo, che è stato portato grazie allo stragismo, alla stagione di Tangentopoli, che poi a un certo punto ha abbattuto la prima repubblica per crearne una seconda altrettanto corrotta quanto la prima, altrettanto inefficiente quanto la prima, anzi forse anche di più, per arrivare alla situazione attuale, una situazione di quasi disperazione, perché ormai siamo al collasso economico, si arriverà a una situazione quasi di guerra civile, con movimenti popolari, con rivolte, con proteste e quant'altro, e per instaurare poi alla fine uno stato dittatoriale che è comunque alle porte. Se nel 1871 Albert Pike parlava della necessità di dover abbattere tutte le nazioni attraverso una catarsi violenta, attraverso un terzo conflitto mondiale per instaurare un nuovo ordine mondiale, quindi per instaurare la dottrina mondialistica, 120 anni dopo, nel 1991, David Rockefeller, membro della commissione trilaterale, dichiarava la necessità, prevedendo tra l'altro la fine precoce dell'ONU, di dover abbattere le nazioni e quindi creare questo sovrastrato per appunto dare vita al nuovo ordine mondiale. Nei tempi attuali la massoneria non gode di fiducia da parte dei non massoni, dei cosiddetti profani. Ci sono stati troppi scandali, troppi sospetti di collusione con ambienti di finanza sporca, con le banche, per cui chiaramente da parte di chi non è massone c'è la tendenza legittima da un certo punto di vista di considerare la massoneria come in qualche modo corrotta. Ma la massoneria può essere considerata anche malavitosa? Sicuramente da un certo punto di vista sì, visto che è provato che negli ultimi 40 anni molti fatti legati alla malavita organizzata italiana sono stati anche legati alla massoneria stessa. Ma perché questo? Perché in qualche modo si doveva perseguire quella che è chiamata ragion di Stato. Di cosa si tratta? Si tratta di fare il bene dello Stato, che non necessariamente coincide con il bene del paese, o meglio dei cittadini, oppure dei singoli, che possono anche essere sacrificati. Nel caso italiano, un esempio classico di collusione della massoneria con ambienti assolutamente sporchi è quello della P2. La P2 è stata una parentesi positiva, potremmo dire così, un'occasione sprecata per l'informazione del cittadino. La P2 o Propaganda 2 fu una loggia istituita negli anni 50 da un personaggio estremamente ambiguo già a quei tempi, di nome Licio Gelli. Questa loggia in realtà non fu assolutamente monitorata dalla loggia madre, cioè dal Grande Oriente d'Italia, e col tempo ci si rese conto che questa loggia in realtà aveva tutt'altro che ideali massonici. Dalle carte dei processi venne fuori che la P2 era formata da esponenti di settori deviati della politica, dei servizi segreti e della finanza, che intendevano costituire una loggia spuria per attuare
evitare dei traffici e anche un controllo delle istituzioni a tutti i livelli. Io sono nato sotto il fascismo, ho studiato col fascismo, ho combattuto per il fascismo, sono un fascista e morirò fascista. Con la P2 si scopre in sostanza un'organizzazione massonica che vuole mettere le mani, anzi non che vuole, che ha le mani sulla politica, sull'informazione, insomma in sostanza sullo Stato italiano. La P2, la cui sigla significa Propaganda 2, è una loggia coperta, ossia una loggia che vuole preservare gli elementi che sono al suo interno e il cui nome deve necessariamente restare segreto. È stata caratterizzata dalla presenza di importanti esponenti del mondo economico e politico dell'Italia degli anni 70, come Roberto Calvi, legato al Banco Ambrosiano, o Michele Sindona, legato allo IOR, entrambi poi uccisi. E non ultimo Silvio Berlusconi, con la famosa tessera numero 1816. Noi avevamo la possibilità di poter bloccare tutto. Avevamo anche 6 ministri dentro alla... e poi tutti i vertici, cominciando dal capo di Stato Maggiore Torrisi e poi i capi dei servizi segreti, il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, della Finanza. Viene smantellata ufficialmente, in realtà non viene smantellata affatto, perché prima di tutto il programma della P2 è stato pienamente realizzato poi dal governo Berlusconi grazie all'aiuto dei governi di sinistra. Il piano di rinascita democratica, come l'aveva chiamato Gelli, è stato un piano che poi è stato perfettamente realizzato in questi ultimi anni. Seconda cosa, tutti i politici che erano nelle liste della P2 hanno fatto una carriera in alcuni casi folgorante e sotto gli occhi di tutti, come Berlusconi o Maurizio Costanzo, in altri meno appariscente ma assolutamente importante in vari settori dello Stato. Ritenere che tutto ciò che avveniva all'interno della P2 fosse completamente ignorato dagli altri sembra abbastanza ingenuo, anche perché nel 1970 diviene Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia Lino Salvini. È una persona che intreccia svariati rapporti col mondo della politica, in particolare con il Partito Socialista, una fucina dal quale peraltro uscirà anche Silvio Berlusconi. Sembra difficile pensare che costoro fossero completamente all'oscuro di tutti i movimenti sinistri che avvenivano all'interno di una loggia coperta come Propaganda 2. Questa organizzazione massonica aveva nelle mani i vertici dei servizi segreti, i politici più importanti. Teniamo presente che poi i nomi che sono stati fatti ufficialmente non erano tutti, insomma, quelli che erano nella lista. Circa un terzo furono dati in pasto ai media. La mia coscienza è tranquilla e pulita. Io, siccome di tutto quello che loro mi hanno addebitato, non c'è una cosa che io abbia fatto. Dico una cosa che avrò fatto. Per quanto riguarda le Brigate Rosse, questa è la, credo, più grossa bufala che ci abbiano mai raccontato in questi decenni. Ci hanno raccontato, in particolare per quanto riguarda il sequestro Moro, che un gruppo di brigatisti che non aveva mai fatto azioni particolarmente violente di sangue decide di sequestrare uno dei più in vista tra gli esponenti democristiani e di trattenerlo per 55 giorni in barba ai servizi segreti di tutto il mondo che lo cercavano. Inoltre ci raccontano che questi 4 sgallettati, come raccontano di essere, che si esercitavano nei loro racconti, come dicono, a salve nella casa di uno di loro, riescono a fare questa azione appunto da perfetto comando militare, sparano 96 colpi con una mitraglia alle 2 guardie accanto a Moro, senza colpire Moro, neanche di striscio, quindi una mira perfetta avevano, sequestrano Moro e per 55 giorni la fanno franca. Inoltre portano il corpo di Moro in via Gaetani, in una zona ipercontrollata da polizia, carabinieri, eccetera, quindi riescono a scavallare tutto il controllo di polizia e carabinieri. Brigate Rosse, le quali hanno un simbolo particolare, questa è la cosa più assurda, poi se, dal punto di vista simbolico, le Brigate Rosse hanno la stella a 5 punte come simbolo, che è la stessa stella a 5 punte che compare
nello stemma della Repubblica Italiana, stella a 5 punte che è l'emblema massonico, un'organizzazione clandestina contro lo Stato che sceglie lo stesso simbolo dello Stato che combatte. In tutta l'operazione Moro ci sono proprio una serie di indizi che denotano che era un'operazione della Gladio militare, tanto che infatti le cronache ci raccontano che c'era un colonnello dei servizi segreti che casualmente passava da Via Fani nel momento in cui veniva rapito Moro, il colonnello Guglielmi. Questo colonnello non era un semplice colonnello dei servizi segreti, era l'addestratore di Gladio. Pensate che in nessun processo verrà mai fatta la perizia su tutti i proiettili che hanno sparato a Moro, che erano proiettili comunque militari in dotazione alle forze speciali. C'è poi una lettura, tutta l'operazione è marchiata massoneria e ordine della Rosa Rossa. L'operazione parte in Via Fani, Mario Fani era il fondatore del circolo di Santa Rosa. L'operazione si chiude in Via Caetani con il ritrovamento del corpo di Moro in una Renault rossa RR, simbolo della Rosa Rossa, ma come se non bastasse, al numero 9 di Via Caetani, dove viene deposto Moro, c'è il conservatorio di Santa Caterina della Rosa. E questo non lo rilevano mai, cioè tuttora non rilevano mai i giornali, le cronache, eccetera. E Michelangelo Caetani non era una persona qualunque, ma era un dantista. Precisamente il dantista che parla del linguaggio segreto di Dante nella Divina Commedia. Anche il numero di giorni del sequestro, 55, non è casuale, perché richiama il 510-5 della Divina Commedia che porterà la soluzione a molti dei problemi di corruzione e disfascio del paese per Dante Alighieri. Non è un caso neanche il nome scelto dello statista, Moro, perché in una delle più importanti opere rosacrociane, che è La città del sole di Campanella, si parla del principe Mor, che è il reggente di uno stato, di questo stato ideale della città del sole. Città del sole che è la metafora praticamente dell'Unione Europea. E quindi il sequestro Moro è un immenso sacrificio sostanzialmente dal punto di vista simbolico che segna la nascita dell'Unione Europea. Infatti nel 78, l'anno del sequestro Moro, parte lo SMEC, quindi l'operazione che porterà alla moneta unica. La moneta è la cosa più importante che hanno fatto per portare all'unificazione dell'Europa. Si rafforzeranno sempre di più quelle strutture che c'erano prima, la CECA, la Euratom, la comunità economica del carbone e dell'acciaio, eccetera, che erano i prodromi, diciamo, dell'attuale appunto Unione. Quando si parla della storia d'Italia, parlare del 33° grado della massoneria, parlare degli accordi trasversali fra le massonerie varie, parlare di poteri della Chiesa non visibili, Opus Dei, ordini militari dei Cavalieri di Malta, parlare di grandi orienti, Mediterraneo o meno, di grandi altre organizzazioni, parlare dei Rothschild, della più grande e potente famiglia che detiene il potere mondiale dell'economia capitalistico-finanziaria, parlare del sionismo, che non è l'israeliano che tutela la sua libertà di religione e i suoi valori, quelli che noi possiamo tranquillamente accettare, anzi fanno parte della cultura comune mediterranea, ma il grande potere finanziario mondiale che si organizza. Ecco, quando si comincia a parlare di queste cose, si parla in realtà dell'Italia. Un simbolo su cui spendere due paroline è quello dei guanti bianchi che i massoni indosserebbero per provare a se stessi la loro pulizia morale. È possibile, questa è un'intuizione che ho avuto, che la questione di Mani Pulite, che ha visto i magistrati cercare di lottare contro un potere politico corrotto nella Repubblica Democristiano Socialista, Mani Pulite possa essere un nome che possa celare in qualche modo una lotta intestina all'interno dell'ambiente massonico, lotta che avrebbe visto come contraltari una fazione che voleva fare pulizia al suo interno e un'altra fazione che ovviamente aveva sfruttato la massoneria per attuare tutta una serie di manovre sporche in ambito politico ed economico. Per diversi anni molti avranno notato l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi
effettuare un gesto molto particolare in moltissimi raduni, precisamente quello delle corna. Non si tratta assolutamente di un simbolo satanico, perché in tutte le culture le corna sono legate a un concetto di potere. Ad esempio, per fare un parallelismo, l'alternativa del simbolo delle corna nella cultura ermetico greca erano le ali alla testa. Avere le corna alla testa o le ali alla testa praticamente rappresenta un simbolo di illuminazione e soprattutto di potere. Berlusconi perché è stato voluto? Sembra una barzelletta dal punto di vista politico un personaggio del genere. In realtà è stato assolutamente voluto. Hanno messo al potere un personaggio intelligente, simpatico, quanto vogliamo, ma certamente molto narcisista e con smani di potere. In una prima lettura il caso Berlusconi può essere visto come uno scontro tra un politico che non se ne voleva andare e che combatteva contro la vecchia massoneria che l'aveva messo su e che voleva che se ne andasse. Ma in realtà dei burattini a un livello ancora più alto hanno voluto esattamente questa situazione. Perché? Perché da una parte volevano che la gente si schifasse della politica e questi continui spettacoli di Berlusconi con Rubi Rubacuori e poi Noemi e poi il caso Mills, eccetera, che hanno occupato la metà delle pagine dei giornali e dei settimanali, ha fatto sì che la gente si schifi della politica, tant'è che quando poi arriva un Monti addirittura molti dicono beh, però meglio lui che quelli di prima. Alla fine oggi la gente è talmente schifata che si arrenderà tranquilla alla dittatura che sta per arrivare, che in realtà in parte già è stata instaurata, perché quello di Monti è di fatto una vera dittatura, perché è un governo non eletto da nessuno, ma il peggio deve ancora venire con le leggi che ci aspettano nei prossimi mesi e con la situazione tipo Grecia che ci aspetta. Sono venuto a sentire questa sceneggiata. Un processo, c'è una grande operazione mediatica di diffamazione, appunto questo. Giudiziario mediatica di diffamazione del Presidente del Consiglio, del Governo e dell'Italia. Questo sto mantenendo tutte le ragazze a cui con questo processo la Procura ha rovinato la vita, perché le ha diffamate per sempre, hanno perso i fidanzati, forse non ne avranno più, nessuno le fa lavorare. C'è chi ha chiuso addirittura l'esercizio commerciale dei genitori, c'è chi ha la cosa. Io mi sento responsabile perché queste ragazze hanno avuto come unico torto, hanno commesso un unico reato, di accettare un invito a cena a casa del Presidente del Consiglio. Dopodiché si è instaurata questa sceneggiata veramente indegna. Le cose che succedevano a casa mia, l'ho già detto, erano molto semplici. Cene, ripeto, assolutamente eleganti, in cui non c'è stata nessuna situazione che fosse meno che corretta nella mia casa, in una stanza, in una sala da pranzo, dove c'erano sei cameriere, di cui quattro sempre diversi, che venivano da agenzie, con tutti i componenti della musica, con i miei uomini della scorta che entravano e uscivano, con i miei figli che venivano a salutare. Dopo cena, qualche volta si scendeva al piano di sotto, dove ho un teatro, dove c'è la vecchia discoteca dei miei figli, dove qualche volta andavano a ballare le ospiti, qualche volta io scendevo, qualche volta non scendevo neppure perché ne stavo a parlare con altri ospiti, e si era stabilita un'atmosfera di simpatia, di gioiosità, di divertimento. Per esempio il fatto che, come ho visto, è venuto fuori dalle alcuni accenni di queste prime cosiddette testimoni che hanno detto che si travestivano da poliziotti, vero, facevano delle gare di, come si chiama adesso, burlesque, delle gare di burlesque, e si allenavano loro, le ragazze sono di, le donne sono di loro natura esibizioniste, se poi sono donne dello spettacolo, gli piace di montare degli spettacolini, e si confrontavano e facevamo delle gare di burlesque. Lei faceva il teatro, lei era il giudice, Presidente? Come? No, io non facevo il giudice, io guardavo molto interessato, perché mi divertivo molto.
lo storico Webster Tarpley aveva ricordava che il Wall Street Journal nel febbraio del 2010 aveva reso nota che si era tenuta proprio l'8 febbraio una riunione elitaria blindata a Wall Street tra i banchieri per decidere come affossare il governo Berlusconi. Questo perché il premier italiano dava fastidio ai tecnocrati, alla plutocrazia, a coloro che stanno cercando di instaurare un vero e proprio governo sinarchico, una sinarchia, e questo ritorna proprio nelle loro definizioni. Berlusconi dava fastidio per i suoi legami con Putin e con la Libia di Gheddafi. Gheddafi che tra l'altro aveva lanciato già il denaro oro, già aveva una sua banca pubblica scollata dalla Federal Reserve, dal Fondo Monetario Internazionale, dalla BCE, quindi non indebitato, e stava quindi per mandare letteralmente in crisi il dollaro e l'euro. Sappiamo come è andata con Gheddafi, la sorte di Gheddafi, sappiamo anche dei ripetuti attacchi che ci sono stati contro Putin. L'unico modo per far crollare il governo Berlusconi, dato che gli scandali sessuali non erano riusciti a farlo cadere, era proprio creare una crisi ad hoc e quindi un attacco speculativo in modo da far crollare l'euro, proprio come nel 92 si era fatta crollare la lira. Vedere effigiato sulla copertina del Time, quindi di una delle riviste più prestigiose d'America e del mondo, il nostro primo ministro mi ha lasciato di stucco. Ho pensato in effetti che si fosse praticamente chiuso un cerchio, quello di un potere che travalica ovviamente l'Italia, l'Europa, raggiunge gli Stati Uniti, raggiunge la redazione e la direzione di una rivista potente quale Time e decide di dare la copertina a quello che viene identificato come il possibile salvatore dell'Europa. Una scelta che è stata ovviamente decisa dai vertici di questa testata per rassicurare il mondo intero rispetto ad una situazione che credo preoccupi anche gli Stati Uniti e che deve dare l'idea che c'è qualcuno che sta pensando al futuro dell'Europa in termini positivi. Mi chiedo come è possibile che se fino a qualche tempo fa eravamo visti come, avendo vissuto negli Stati Uniti, lo posso dire per certo, visti come un paese proprio dei pulcinella, della pizza e di quant'altro, e improvvisamente invece noi veniamo indicati come l'ago della bilancia. Ma è chiaro che noi siamo l'ago della bilancia, che l'Italia è l'ago della bilancia proprio per la sua posizione nevralgica all'interno del Mediterraneo, non soltanto quindi per la sua caratura e il suo peso economico nello scacchiere europeo, quanto per la posizione nevralgica in termini di difesa. Se l'Italia riesce a sopravvivere, ed è per questo che è stato messo Monti al potere in Italia, se l'Italia riesce a sopravvivere e non fa la fine della Grecia, ovviamente si porterà appresso l'intero fronte delle potenze NATO in europee per un eventuale conflitto con altri paesi, segnatamente arabi. La posizione di Monti è estremamente delicata e Monti è lì perché rappresenta il gruppo Bilderberg. È un uomo di grande levatura, di grande intelligenza, parla perfettamente diverse lingue, ha una capacità dialettica e narcotizzante incredibile che può essere estremamente utile per portare a compimento un'impresa. Con la copertina di Time noi abbiamo la controprova del fatto che abbiamo la fiducia dell'alleato primario che sono gli Stati Uniti. Se menziono il gruppo Bilderberg lo faccio perché il nome di Monti vi appare ai vertici, così come anche quello di tanti altri importanti esponenti del mondo della politica
e del mondo della comunicazione italiani ne hanno fatto parte in passato. Una delle cose più sconcertanti di questi supergruppi occulti e segretissimi che gestiscono il presente e anche il nostro futuro è che fanno tutto questo in barba alle regole della Costituzione di qualunque dei paesi che loro rappresentano, qualunque, gli Stati Uniti, l'Italia o altro. Il fatto stesso che si riuniscano in segretezza e che non si possa quindi avere cognizione di quello che viene detto e deciso in questi consessi mi sembra fuori da qualunque possibilità di dialogo fra noi cittadini e loro che ci rappresentano. Il 20 gennaio del 2012, ospite a 8:30 nel salotto di Lilli Gruber, la giornalista chiese a Mario Monti, un po' imbarazzata, se poteva confermare agli italiani questa sua fantomatica affiliazione alla massoneria. Monti, un po' a sua volta imbarazzato, ha tentennato, ha preso qualche secondo, poi ha risposto di no, che si aveva sentito che gli attribuivano l'affiliazione alla massoneria, ma che in realtà non sapeva neanche distinguere un fratello, quindi non sapeva neanche riconoscere un massone. Le posso chiedere se è massone? Dunque, ho visto anch'io questo suggerimento, non è il primo, non è il primo, c'è Mario Monti Bocconi, Mario Monti Corriere, c'è anche Mario Monti massone. Non ho, devo dire, e questo però è apparso solo da quando sono temporaneamente assurto a notorietà nazionale. Non ho ancora avuto il tempo di poi andare a vedere cosa dice quella voce. Io confesso, è sicuramente una lacuna, non so bene cosa sia la massoneria, so certamente di non essere massone e non saprei neanche come valutare i massoni, come accorgermi se uno è massone, è una cosa che per una persona abbastanza banale e concreta risulta un po' evanescente. Quando nell'intervista ha negato la sua appartenenza alla massoneria, in realtà, per chi conosce il linguaggio massonico, lui l'ha affermata, perché ha detto una cosa molto particolare: io non saprei neanche come riconoscerlo un massone, ma siccome i massoni sono esseri umani come tutti, perché dovresti riconoscerlo? Perché sai in realtà che i massoni si riconoscono da segni particolari e da una serie di gesti che fanno particolari e delle volte anche dal linguaggio che usano. Ovviamente, al di là della battuta un po' in stile British tipica di Mario Monti, Monti ha studiato nel 1965, aveva fatto un dottorato all'Università di Yale, nota anche perché è sede della società segreta del Teschio e Ossa, della Skull and Bones, si era specializzato con Tobin, è diventato poi noto per la Tobin Tax, quindi già è assolutamente paradossale che un personaggio del calibro di Monti non sappia che cosa sono le società segrete e la massoneria. Al di là di questo, subito dopo la sua elezione a primo ministro, quindi il 16 novembre del 2011, un personaggio che è il Gran Maestro d'Oriente d'Italia Democratico, il Gran Maestro Gioele Magaldi, aveva scritto una lettera aperta proprio indirizzata a Mario Monti, in cui compare per 17 volte il termine fratello. 11 volte proprio relativa al fratello Mario Monti, 3 volte invece relativa a Obama, 2 a Mario Draghi e una soltanto invece per Silvio Berlusconi. In questa lettera aperta Magaldi appunto specificava che Mario Monti era un fratello massone e gli dava anche alcuni suggerimenti per i mesi successivi del suo operato, quindi della sua amministrazione politica. E poi dovuto intervenire invece il Gran Maestro Raffi per cercare di mettere a tacere la situazione, ma in realtà Raffi non ha mai negato esplicitamente, quindi direttamente, che Mario Monti è un massone. Magaldi a sua volta di nuovo replicato spiegando che Mario Monti è affiliato alla massoneria, addirittura due affiliazioni, una inglese e l'altra anglo-franco-belga, e proprio per questa sua affiliazione, doppia affiliazione tra l'altro, di matrice inglese e all'interno dell'elite più forte al mondo. Una cosa
che per una persona abbastanza banale e concreta risulta un po' evanescente. Una persona banale come lui si definisce, che però è stato rettore della Bocconi, diventa presidente del Consiglio in 4 e 48, e questa persona così banale e concreta presenta in 24 ore una squadra di governo già pronta, come se aspettassero la nomina, no? Perché è stato nominato all'improvviso, nessuno se l'aspettava, però lui nell'arco di 24 ore forma la squadra di governo, tutti lì dritti, pronti a giurare dopo 24 ore, e la squadra di governo è al completo, senza nessun dubbio e incertezza. Quindi una squadra già preparata da tempo, con la sua presidenza preparata da tempo, e quindi questo si definisce una persona banale e concreta. Oltre alla questione della sua presunta affiliazione o no, ho potuto comunque intervistare altri massoni di alto grado che mi hanno confermato tutti la affiliazione, anzi la doppia affiliazione di Mario Monti alla massoneria. Ma anche se rimane il dubbio su questa, chiamiamola pure, presunta affiliazione alla massoneria, non c'è nessun dubbio sull'appartenenza di Mario Monti al club Bilderberg. Tra l'altro Monti non è soltanto un invitato o un membro del club Bilderberg, perché dal 2010 egli è entrato a far parte dello steering committee, quindi è uno dei membri fissi del club Bilderberg ormai da decenni. La domanda è: c'è un governo occulto? Forse c'è un problema di governo massonico del paese, ma non solo del paese, ma in realtà di tutta l'Europa e anche dell'America. Se Monti a partire dal 2010 è diventato un membro del consiglio direttivo del club Bilderberg, però era anche un membro del club nel 91, quando ci si occupò proprio della situazione italiana. Vi era l'intenzione di arrivare a privatizzare i beni pubblici italiani. Ciò avvenne poi l'anno successivo grazie a un attacco speculativo ordito da George Soros, ma dietro il quale vi era anche la regia occulta del governo britannico, dei Rockefeller e dei Rothschild. E questo è tutto documentato, tant'è che si tenne una riunione a bordo del Panfilo Reale britannico, alla presenza anche della regina d'Inghilterra e alla presenza anche di Mario Draghi. Quindi tutti questi personaggi che ruotano da sempre attorno a società segrete piuttosto che Club Bilderberg, Istituto Aspen, Commissione Trilaterale, si occupano di creare ad hoc delle crisi, anche degli attacchi speculativi, per poi proporre una cura. Era successo nel 1992, è successo l'anno scorso e per quanto riguarda strettamente l'Italia, e ne abbiamo adesso gli effetti. La pericolosità di un Mario Monti è proprio che un tecnocrate, e i tecnocrati sono stati indottrinati, sono stati educati addirittura da centinaia di anni per distruggere le nazioni e per costruire prima un'Europa che ormai è già in fieri, tra l'altro Monti è proprio definito uno degli architetti dell'Europa, per poi creare questo mondo unico, globale, questo nuovo ordine mondiale. Ma perché non dovrebbe andare bene un nuovo ordine mondiale? Perché vi saranno costrizioni, vi sarà una superpolizia, e già negli Stati Uniti ci si è attrezzati a creare questo organismo paramilitare che si occuperà appunto di mantenere il controllo, in uno scenario ancora peggiore di un 1984 orwelliano. E i fautori filosofi del nuovo ordine mondiale, come lo scrittore Wells o come poi il suo discepolo, scrittore e ricercatore Aldous Huxley, l'hanno spiegato nei loro romanzi e nei loro saggi. E come Obama introdurrà, se dovesse essere confermato alla Casa Bianca, se dovesse passare la sua riforma sanitaria, il microchip sottocutaneo per tutti, questo stesso microchip è al vaglio anche alla Commissione Europea, quindi in Europa e anche in Italia, è stato studiato all'Istituto Spallanzani per poter introdurlo nella mano destra e sotto la fronte a tutti i cittadini. Ovviamente sarà dotato di GPS in modo da poter rintracciare tutti i cittadini, e non potrà essere tolto perché
dotato di litio, una volta che si dovesse cercare di eliminare questo microchip che ormai sarà della grandezza di un granello di sabbia, sarà impossibile perché il litio andrebbe in circolo e quindi porterebbe alla morte. Si arriva veramente a una società di vetro in cui tutti sarebbero non soltanto spiati ma probabilmente anche manipolati. Come Prodi era un senior advisor, un uomo della Goldman Sachs, anche Mario Monti è un senior advisor di questa grandissima e potentissima banca d'affari, la Goldman Sachs. Monti è appunto un membro del consiglio direttivo del club Bilderberg, è un massone con doppia affiliazione e fa anche parte della commissione trilaterale. Commissione trilaterale che probabilmente è al di sopra ancora del club Bilderberg, si occupa gestire tutta la politica, l'agenda politica ed economica per riuscire a instaurare un nuovo ordine mondiale. È stata fondata a New York da Rockefeller, Henry Kissinger e Zbigniew Brzezinski, che tra l'altro è il mentore di Barack Obama. E Mario Monti era fino al febbraio, almeno così ufficialmente, fino a febbraio del 2010, era il responsabile europeo, quindi tutta la zona europea all'interno della commissione trilaterale. Dato che ci sono state molte critiche, molte accuse per il conflitto di interessi, per questo suo duplice ruolo, e tra l'altro lo statuto della commissione trilaterale vieta a un membro della commissione di rivestire cariche istituzionali, il nome di Mario Monti è sparito a febbraio dalla home page del sito trilateral. Anche se in realtà entrando poi nel sito continua a campeggiare con il suo curriculum vitae. In Italia Berlusconi, scomodo per la sua politica estera, doveva essere abbattuto, doveva cadere e doveva subentrare un vero e proprio tecnocrate. Chi meglio di Mario Monti, che ad esempio un ricercatore come Marcello Pagni lo definisce il secondo uomo più forte, più potente in Italia, dopo soltanto Mario Draghi. Poi forse a seguire ci può essere un Gianni Letta. Notare che tutti questi personaggi fanno tutti parte degli stessi circoli. Dire che non si vuole strangolare le persone attraverso le tasse, mentre le tasse avrebbero una funzione normale, lecita, di acquisire soldi per gestirli in funzione della collettività. Dire che oggi il crescendo del peso delle entrate e delle spese delle tasse sulle tasche della gente non ha più senso. È ovvio, banale. Perché in realtà questa suzione della ricchezza individuale verso le casse dello Stato funge solo da strumento di ulteriore impoverimento. Quindi la pericolosità di un tecnocrate è evidente nelle sue stesse parole, nelle stesse parole degli ultimi mesi, ad esempio di Angela Merkel piuttosto che di Mario Draghi. Quando si chiede uno sforzo agli stati in crisi, come l'Italia, come la Grecia, la Spagna, il Portogallo, e questo sforzo per poter essere salvati dalla bancarotta, per prendere i soldi del Fondo Monetario Internazionale, della BCE, eccetera, e poi tra l'altro per continuare a pagarlo con tassi di interessi sempre più alti, ogni Stato dovrà cedere parte della propria indipendenza, della propria giurisdizione a quello che ormai è proprio un vero sovrastato che è l'Europa. E non dimentichiamoci che dal Trattato di Maastricht al Trattato di Lisbona vi sono dei comma, ci sono dei punti possibili davvero inquietanti, come ad esempio l'arresto in caso di qualsiasi tipo di protesta o di manifestazione e addirittura la possibilità della reintroduzione della pena di morte. Le caste, in quanto potere non generico, non la politica, ma in quanto potere reale, potere che ha controllato per l'appunto le rappresentanze politiche, i grossi centri economici, le scelte fondamentali, vanno eliminate, ma non per una guerra fratricida, ma semplicemente perché lì è la radice del controllo
e della sopraffazione. In passato, negli anni 60-70, vi fu per la prima volta nel mondo e anche in Italia una sorta di movimento spontaneo non previsto. Il livello di analisi e di previsione non era adeguato, fu un grande movimento di massa, rapidamente inquinato. I poteri forti di cui parliamo sono gli stessi che negli anni, all'inizio fino agli anni 60-70, tentarono di aggirare e governare il processo in atto attraverso una serie di operazioni, con cui l'operazione Caos, che era la diffusione di massa di droga per il controllo di questi movimenti, per la dispersione delle risorse. A partire dagli ultimi mesi del 2011 si è creato il movimento degli Indignados, che sono diventati i rappresentanti di una corrente contraria ai poteri forti che stanno mandando in rovina il sistema economico attuale e con esso ovviamente la maggior parte dei popoli, in particolare all'interno del continente europeo. Ma questi Indignados sono un movimento completamente puro oppure c'è qualcuno dietro che cerca di tenere i fili di questi ragazzi che sono sicuramente mossi da intenti puri, intenti spontanei? Pensare che anche le rivoluzioni che sembrano partire spontaneamente dal popolo siano in qualche modo decise a tavolino dal sistema stesso ci fa comprendere quanto noi siamo completamente privi di libertà. A questo punto, che cos'è la libertà? Ci ritroviamo in un contesto che è un po' come quello di Matrix, cioè in un contesto in cui quando ci sembra di scegliere qualcosa in realtà non facciamo altro che indirizzarci in una via che c'è già stata stabilita da qualcuno, che c'è stata quindi imposta a sua volta dall'alto. Allora quello che possiamo chiederci è: dov'è la vera libertà? Se lo status quo non è possibile da cambiare, se come ci muoviamo all'interno dell'economia, della politica o della finanza in realtà noi non abbiamo alcun tipo di potere, dove possiamo trovare la via d'uscita? Ma non possiamo non dire che questa pletora gigantesca di soggetti retribuiti per funzioni politiche è l'altra chiave di lettura del definitivo affondamento dell'idea di democrazia. L'idea vera, la pratica della democrazia, quella degli utili idioti che gestiscono gli slogan, quella degli apparati che selezionano i peggiori, quella delle caste che hanno bisogno di uomini di non particolare spessore apertura mentale ai vertici, perché tanto il comando si tramanda e si trasferisce da solo, è una storia destinata necessariamente a finire. Se non che per finire occorre un risveglio collettivo, e sta accadendo. I movimenti degli agricoltori, i forconi, la gente, ormai qualcosa comincia a intuire, anche perché gli sta la sbattuta in faccia davanti. Se questo non accadesse, quello che si chiama nuovo ordine mondiale, quell'appiattimento collettivo non teso come uguaglianza ma come impoverimento, quel dominio diventerebbero, quel grande film in bianco e nero degli anni 20, Metropolis, dove una casta di potenti col casco d'oro viveva al sole e la gente viveva lavorando nelle miniere.